buonasera. Ciao, buonasera a voi. Ciao. Ciao Simone, buonasera. Ciao. Ovviamente il grande rammarico, ciao, perché l'Inter sul 4-2 aveva strameritato il quinto gol, poi il calcio ha portato al pareggio della Juventus. Io però ti volevo fare una domanda sulla solidità di quest'Inter. L'Inter ha preso 13 gol in queste 9 partite, ne aveva presi 9 in tutto il girone d'andata e i giocatori sono gli stessi. Qual è la tua lettura, Simone? Una mancanza di quella cattiveria, di quella ferocia di cui tu sei poi il grande trasmettitore? Come la vedi tu? Ma c'è una serie di fattori. Chiaramente è la determinazione che deve essere maggiore, però da allenatore devo anche dire che avremmo meritato di fare 7-8 gol ad una squadra che ne aveva preso uno in 9 partite, quindi bisogna essere lucidi, razionali, analizzare. Chiaramente la fase di non possesso va fatta meglio, non parlo di difensori, da tutta la squadra, però 4 tiri la Juventus puoi concederli, ma non puoi prendere 4 gol su 4 tiri, perché giocavamo contro una squadra chiaramente con dei valori in una partita così. Chiaramente ci sono delle teste basse, come è giusto che sia, io sono il primo, però bisogna anche vedere quello che è stato fatto, che fase in un possesso secondo me abbiamo fatto un'ottima partita, dove avremmo il neo è stato quello di non fare il quinto gol, perché abbiamo avuto 3-4 occasioni clamorose dove siamo stati un po' imprecisi, abbiamo trovato Di Gregorio, dove avremmo chiuso la partita. Poi 72esimo prendiamo il 4-3, la squadra si è innervosita dopo una prestazione così, però il calcio è questo, sarà una grandissima lezione che ci porteremo a casa. Che poi no, c'è sempre il paragone rispetto alla scorsa stagione, che avete fatto un cammino straordinario, impeccabile, quindi è normale che poi si facciano dei paragoni anche rispetto a quello che è successo nella scorsa stagione. C'è chi dice ancora manca qualcosina all'Inter, lei che cosa ne pensa invece? Manca ancora qualcosa all'Inter o no? Beh, senz'altro un po' di determinazione in più, perché abbiamo concesso troppi gol, è innegabile. Adesso chiaramente si è influenzati dal risultato, probabilmente con un altro risultato, con la vittoria dell'Inter, si starebbe parlando di una grande Inter, però non si è vinto, è giusto subire critiche, io in primis che sono allenatore, però io devo essere razionale e lucido, e ho visto una squadra che in fase di possesso ha creato 8-9 occasioni nitide contro una squadra che aveva preso un gol nelle prime 8 su calcio di rigore. Babbo Vieri? No, sono d'accordo con Simo, cioè non ho domanda da fare, ma sono d'accordo. L'Inter, come ho detto prima, ciao Simo, poteva fare 8-9 gol, cioè il secondo tempo ha avuto 4-5 occasioni. Se fai il quinto, la partita muore lì, certo. No? Però ha preso il gol in contropiede, quindi cosa vuol dire? Che nonostante stava vincendo 4-2, vuole comunque continuare a creare, ad attaccare, no? Quindi questo comunque è sempre importante, secondo me. Beh, quello assolutamente, però l'azione del 4-3 è una rimessa sotto la mia panchina, chiaramente con un po' di determinazione in più non può uscire quel giocatore. Poi Cambiasso è stato bravissimo a pulire quella palla, però lì non dobbiamo mai uscire, perché c'era pure De Vrij nel contrasto, abbiamo portato tanti giocatori, quella palla deve morire lì, purtroppo è uscita e ha rimesso in gioco la Juventus, che in quel momento 72esimo secondo tempo non c'era stato una bisaglia. Ciro Ferrara? Ciao Simone, ciao Ciro. Mi viene da dire la difficoltà di affrontare un nuovo campionato con lo scudetto sul petto, poiché ci siamo passati in diverse circostanze, e quindi la motivazione, il convincere i giocatori che quello che hai fatto l'anno precedente, che magari hai dato il 100%, non basta più, perché gli altri ti vogliono battere. Quindi mi chiedevo come gestisci questo tipo di situazione, Simone. Maro, continuiamo a parlarne, però i ragazzi lavorano bene, vedo ottimi atteggiamenti nonostante quello che si è fatto la scorsa stagione. Poi, come ho detto, è brutto pareggiare una partita così, perché per quello che hanno fatto i ragazzi, per come l'hanno giocata, avrebbero meritato altro, però questo è il calcio. Ho detto che chiaramente ci servirà da lezione, gli spettatori neutri si saranno divertiti sicuramente, io un po' meno, però se vado a pensare quello che si è creato contro una squadra così,
parto da delle certezze, sapendo che chiaramente non puoi prendere questi gol in 9 partite, quindi lì dovremmo essere più bravi e determinati a livello di squadra, non di singoli, perché i difensori sono gli stessi, la squadra, tutti quanti, bisogna cercare di difendere meno, e se prendi 4 gol, 4 tiri in porta dalla Juventus, non puoi prendere 4 gol, ma al massimo ne puoi prendere 1. 4 tiri, 4 gol è troppo, e secondo me, e sicuramente sarà motivo di analisi nei prossimi giorni, da domani mattina sicuramente. E allora buon lavoro, grazie, buon lavoro a Simone Inzaghi.